Io sono abbastanza, vabbè, non, cioè bello, tutto bello, troppo forse, però va bene così, va benissimo, perché questa è una dimostrazione di grande attaccamento a Siena, al nostro ospedale, ai pazienti, perché una donazione collettiva così importante è un buon modo per far vedere a tutti che donare il sangue è una cosa semplicissima, si può fare, è facile donare perché c'è la possibilità di prenotare le donazioni, prenotare il giorno, prenotare l'ora. E tutti possono donare da 18 fino a 70 anni, proprio per questo chi ha la salute, chi ha la possibilità, chi ha la voglia di donare deve venire a donare, perché il nostro policlinico ha bisogno di donazioni, che il nostro è un policlinico universitario, ci sono pazienti trapiantati, c'è la traumatologia, ci sono un sacco di pazienti che hanno bisogno, e questa è la dimostrazione di vedere tutte queste persone, tutti questi donatori che donano per l'ospedale, per i pazienti, per Siena, è anche un veicolo per altri coloro che ancora non hanno donato e che sono incerti, per portarli al nostro policlinico a donare per gli altri. E questo è un bene per l'ospedale, per i pazienti, ma anche un bene per i donatori, che probabilmente si sentiranno e si sentono gratificati a questo dono. Grazie a tutti. Il donatore di sangue delle contrade ha una doppia valenza: non solo è un donatore e quindi sa di fare una cosa ottima da un punto di vista anche proprio personale e civico, ma anche in qualche maniera dà lustro alla sua contrada, quindi noi siamo più favoriti nel reclutare donatori. E questo secondo me è il motivo per cui anche i donatori le donazioni del gruppo donatori di sangue sono aumentate, nonostante anche lo scorso anno del 4%, nonostante nel resto d'Italia ci sia stato un certo calo, insomma, delle donazioni. Siamo fortunati e siamo orgogliosi di questo fatto, perché insomma, è importante per l'ospedale poter avere questi donatori e avere questo sangue per poter fare trapianti, per trapianti di midollo, trapianti di polmone, trapianti di cuore. Insomma, sono delle iniziative, sono delle cose che servono. Oggi ovviamente c'è questa cosa qui che noi abbiamo, non è appunto un'idea nostra, ma abbiamo sposata con estremo piacere di riunire questi fantini, che di solito sono visti un po' così, qualcuno dice ci levano il sangue, bene, questa volta ci hanno dato anche un pugno di sangue, e a noi ci serve come promozione, questo è ovvio, insomma, quindi si spera che i ragazzi vedranno questi loro, ora forse esagero, ma insomma loro idoli, o comunque loro persone che loro conoscono, e poi vedranno montare sul cavallo della contrada, che hanno, anche loro hanno partecipato a questo momento di solidarietà. Questo evento è una mattinata molto importante per noi, felice, perché comunque siamo riusciti a far fare una cosa che ai fantini, che in realtà forse non avrebbero fatto, per stimolare anche i nostri ragazzi alla donazione. Abbiamo organizzato questa mattinata, abbiamo fatto fare le previsite ai fantini questa volta e non ai cavalli, i nodelli sono tutti a posto, come ho detto l'altra volta, e quindi anche loro oggi hanno donato insieme a due donatori di ogni contrada, quindi siamo riusciti comunque nel nostro intento di portare un bel numero sia di contradaioli che di fantini a fare questa bella cosa di solidarietà, e chiaramente tutto ciò per stimolare i nostri giovani a capire che si può fare, non è una cosa difficile, anzi insomma è una cosa particolare che dà lustro. E niente, siamo la mattinata in corso, va tutto bene, sono tutti contenti e sorridenti, e quindi a noi ci fa sicuramente piacere. Ma significato è un significato importante, secondo me si cerca di fare il possibile anche noi per far vedere che siamo sempre disponibili a queste iniziative. Secondo me è un'iniziativa importante perché magari anche vedendo noi tante persone che sono vicine anche alle contrade, se hanno la possibilità è giusto lo facciano, e se per un'opportunità, cioè per una situazione che di questo genere, anche noi lasciamo tranquilli per
per un giorno cavalli la situazione e cerchiamo di dare una mano a quello che c'è da dare, insomma. Siena vi ha dato tanto, però è giusto. No, no, noi Siena ci dà tanto, non ci ha dato, ci dà tanto, e quindi quando Siena chiama noi siamo sempre, almeno io per me, sono sempre abbastanza pronto a esserci. È una bellissima cosa, anche da soli, tutti insieme si dà un'impronta un po' più grande. È anche una cosa utile per la vostra salute, diciamo, donare il sangue, ti hanno spiegato un po' come funziona. Eh sì. Quindi il messaggio che vuoi lanciare magari per sensibilizzare, quale potrebbe essere? Ma di aiutare è un aiuto per il prossimo, è un aiuto per il prossimo che si fa tutti insieme. È importante fare la donazione perché si aiuta chi è che ha bisogno, e poi è sempre importante farlo. Io consiglio a tutti di farla. Credo sia una bella iniziativa e speriamo seguiti, insomma, ecco, quindi da ora in avanti è buona, via. Bella iniziativa, sì, complimenti per chi ha avuto questa idea, e credo sia una cosa importante da proseguire e da continuare. Prenotare una visita specialistica, una prestazione di diagnostica strumentale è ora possibile senza andare fisicamente al CUP. Da oggi infatti le prenotazioni si possono fare dal proprio computer o anche dallo smartphone. Il servizio per il momento è attivo solo nelle zone di Massa Carrara, Lucca, Viareggio, Livorno e Grosseto, a disposizione di 1.200.000 cittadini, un terzo di quelli che abitano in Toscana. L'estensione ai restanti 2.500.000 è prevista nei prossimi mesi. L'assessore regionale al diritto alla salute ha sottolineato che questo servizio semplice, veloce e sicuro è un altro passo sulla via della semplificazione e per migliorare le liste di attesa. Serve solo il codice fiscale e il codice della prescrizione, della ricetta. Ogni cittadino può andare sul portale e effettuare la prenotazione attraverso appunto il codice della ricetta, scegliere qual è la prenotazione che preferisce, perché gli verrà data la prenotazione più vicina nel tempo, ma è possibile anche scegliere altre opzioni in modo molto semplice. Il nuovo servizio di prenotazione online sfrutta la piattaforma informatica del CUP unico regionale, il CUP 2.0, avviato nel 2016. Ogni volta che passiamo a sistemi elettronici ci liberiamo del tempo, quindi siamo in casa o a qualsiasi ora anche della notte, perché il sistema è H24, possiamo prenotare la nostra prestazione. Questo vuol dire anche meno pressione sui nostri sportelli, quindi i nostri operatori avranno meno persone in coda, ma anche un netto miglioramento di tutti i dati che raccogliamo come Regione Toscana. Il sistema opera in tempo reale sul CUP centralizzato, riservando la prenotazione per 15 minuti, tempo in cui l'utente può decidere se confermare o scegliere un'altra data o un altro medico o un altro ospedale. Una volta confermata la prenotazione sarà generato un promemoria finale. Sarà Simone Cristicchi il protagonista di 25 aprile in concerto, la tradizionale manifestazione organizzata dalla Fondazione Ort con il contributo della Presidenza della Giunta regionale toscana, presentata a Firenze in Palazzo Strozzi Sacrati per festeggiare la liberazione. Il concerto, in programma il 25 aprile alle 21 al Teatro Verdi di Firenze, è una speciale edizione dello spettacolo Mio nonno è morto in guerra, che ha debuttato nel 2013. Non offriamo semplicemente un concerto, un'iniziativa culturale, ma vogliamo ricordare il 25 aprile facendo riflettere su alcuni temi importanti della nostra storia. Cristicchi interpreta 14 personaggi toccati dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale tra canzoni popolari e d'autore, con un elemento comune a tutte le edizioni passate. Sempre con grande emozione il nostro 25 aprile, prima della musica che di volta in volta andiamo a rappresentare e a scegliere, iniziamo sempre con l'inno italiano, che credo che sia l'elemento musicale più identitario e più rappresentativo di tutto il nostro territorio. L'evento, in programma al Teatro Verdi di Firenze, è a ingresso gratuito su invito. 100 gli inviti ancora disponibili e in distribuzione anche sul sito dell'ORT. Buonasera a tutti, vi ringrazio di aver aderito, diciamo, a questa richiesta,
che di fatto definisce la fine di un primo percorso, che è stato un percorso di analisi. Premetto che mi voglio scusare perché avevo dato delle tempistiche, anche nei comunicati e quello che era stato fatto, che entro il mese di marzo sarebbe venuto fuori una ricetta, tra virgolette, per questa situazione, e ho dovuto, per causa di forza maggiore, non sicuramente della mia volontà, rinviare di qualche giorno, e qualche giorno è arrivato, diciamo, fino ad oggi. La situazione che è stata trovata, io innanzitutto, sapete, sono stato incaricato dall'assemblea dei soci, seppur le voci mi additano, diciamo, l'appartenenza al socio di maggioranza, e questo l'ho smentito dal primo giorno, ma ognuno è giusto che interpreti le cose a modo suo. L'ho dichiarato nella prima dichiarazione che il mio lavoro era, se possibile, effettuato per un bene comune. Sul bene comune, sinceramente, rimango molto deluso da quello che capisco, le delusioni, capisco le situazioni che vengono da tanti giorni. Ripeto, sul bene comune forse ritenevo che ci fosse, che fosse necessario un minimo di condivisione da parte di tutti, e non situazioni di difficoltà incrementate anche dai soci di minoranza. Su questo mi fermo qui, non voglio entrare nel merito di cose che probabilmente vengono da anni e quindi avranno le loro buone giustificazioni. Un ringraziamento particolare va, prima di entrare sul piano, ai ragazzi che vedete qua alla sinistra e Davide che è davanti a me, perché nonostante tutto sono stati qui sul pezzo, come lo sono ad oggi, con oltre 6 mensilità arretrate di stipendi. Quindi su questo, e credo che siano l'uniche persone che hanno veramente tutelato fino ad ultimo il bene Menzana, oltre agli allenatori, insomma, del settore giovanile e tutto quello che è stato. Per entrare nel piano, diciamo, il piano, come è già circolato, è pronto ormai, diciamo, da una decina di giorni. È un piano, se vogliamo, anche semplice, perché al di là di tutto ha bisogno, per essere sostenuto, di iniezione di liquidità della quale ad oggi purtroppo non ho certezza. Ho voluto in ogni caso rilasciare questa conferenza stampa perché era nell'aria, perché era richiesta, perché giustamente le attese c'erano, ma non ci sono ancora certezze su quelle che sono i fabbisogni e come in qualche modo la proprietà o i soci intendono coprirli. Il piano si articola in questo modo, è alla base di tutto il salvataggio del titolo sportivo, anche se per parecchi di voi giustamente è già perso, e questo chiaramente è subordinato al pagamento nel breve della rata, aumentata delle sanzioni. Quindi abbiamo una scadenza che era il 16 aprile, comunque per evitare l'altra penalizzazione va al 30 di aprile, insomma, come scadenza termine. Quindi abbiamo un primo passo per valutare o meno la volontà di effettuare questo piano di salvataggio, risanamento, che è il 30 di aprile. Ho dato una scadenza perentoria e irrevocabile per quanto riguarda il mio mandato, che è il 26 di aprile, che deve assolutamente coincidere con il pagamento della rata federale di 56.000 euro, perché da quello si articola tutto il piano, in questo senso. Il mancato pagamento di quella rata non determina la radiazione, come tanti si divertono a scrivere o quant'altro. La radiazione sapete bene che avverrà qualora nell'iscrizione al nuovo campionato, quindi in tempi un attimino più lunghi, però determina una cosa che anche personalmente non intendo, diciamo, accettare, che è quella di penalizzazione nei confronti della squadra degli under 20, che è, come sapete, ha raggiunto dei buoni risultati, è prima in classifica, e quindi si sono sforzati dopo le riunioni che abbiamo fatto, hanno continuato nonostante le situazioni, e quindi gli abbiamo garantito la prosecuzione, la continuità, e per me quello è un aspetto determinante sul piano di risanamento. Quindi il mancato pagamento dei 56.000 euro, che sono, ripeto, l'ultima rata più le sanzioni commissionate dalla federazione dopo l'esclusione del campionato, dovranno essere assolutamente pagati con finanza esterna, e dopo vi dico il perché della finanza esterna, anche se la notizia è già circolata sulla comunicazione di questa mattina, entro il 26 di aprile. In caso contrario, purtroppo, io a malincuore non riesco ad andare avanti, per il semplice motivo che ad oggi sono rimasto qua per finire l'analisi, per finire le cose,
senza avere dalla data del 19 di marzo, giorno in cui ho sciolto le riserve, questo lo sapete, un euro a disposizione su un conto corrente. Sono arrivato, i conti correnti della società erano tutti pignorati, sono arrivato senza che un decreto ingiuntivo o un lodo dei tesserati fosse comunque in qualche modo opposto, sono arrivato con una contabilità che da mesi non veniva in qualche modo aggiornata, quindi abbiamo dovuto, grazie, ripeto, anche alle persone che sono rimaste a collaborare in questa problematica, abbiamo dovuto ricostruire e riconciliare tutti i saldi, anche grazie alla richiesta ai vari creditori sociali, e siamo arrivati ad oggi ad avere una situazione debitoria che ha, diciamo, in qualche modo bisogno di un fabbisogno minimo per poter essere rimossa. Lo stato di insolvenza è palese, e questo ritengo che ne siamo tutti assolutamente consapevoli. Il piano è chiaramente messo in bilico da un fatto avvenuto conseguentemente alle indagini della Guardia di Finanza, che ha, ritengo, anche se non ho certezza delle motivazioni o quant'altro, insomma, che ritengo che abbia avviato un iter relativo alle questioni societarie, tanto che l'azienda è stata convocata in un'udienza prefallimentare in data 28 di maggio. Chiaramente questo tecnicamente, non so quanti di voi ora conoscono la materia fino in fondo, però diciamo tecnicamente compromette un po' diciamo l'efficacia e come dire, l'attuazione del piano, perché diciamo cambiano tutti gli ordini di privilegio. Laddove il piano prevedeva di pagare la rata federale con un'istanza pendente e conosciuta dall'organo amministrativo, chiaramente le priorità cambiano, dobbiamo rispettare onde evitare una bancarotta preferenziale, non intendo attuarla, rispettare gli ordini della par condicio creditorium, quindi che sono prima i privilegiati, i debiti tributari e quant'altro. La rata federale purtroppo non rientra tra le prime cose da dover pagare in termini fallimentari. Ciò nonostante, il piano prevede che la rata possa essere comunque onorata e pagata, e dovrà essere pagata per proseguire in questo percorso con finanza esterna, come con finanza esterna dovranno essere pagati tutta una serie di altri passaggi e transazioni che sono in qualche modo in parte già formalizzate, che ci consentirebbero di rimuovere lo stato di insolvenza. Questo è sinteticamente il piano. Per quanto riguarda la federazione, stiamo predisponendo il ricorso al CONI per quelle che sono le motivazioni, per richiedere, diciamo, in qualche modo l'apertura di una trattativa che ci dovrebbe portare, mi auguro, ad un positivo riscontro sulla categoria eventualmente che possiamo con la nuova iscrizione accedere, insomma, alla quale possiamo accedere. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo, cura del Consorzio Lamma. Una vasta area di alta pressione continuerà a proteggere gran parte d'Europa, garantendo anche sull'Italia condizioni di bel tempo. Le prime avvisaglie di un peggioramento si osserveranno soltanto nella giornata di domenica. Ma andiamo a vedere le condizioni meteo nel dettaglio. Per la giornata di domani cielo ovunque sereno o poco nuvoloso, venti deboli al più moderati settentrionali, mari poco mossi, temperature minime in aumento, massime stazionarie su valori ancora decisamente gradevoli. La tendenza per il fine settimana di Pasqua, per la giornata di sabato cielo parzialmente nuvoloso, per nubi per lo più medio-alte, quindi del tutto innocue, venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature in ulteriore aumento con punte di 23-24 gradi nelle zone interne di pianura. Infine, per domenica, nuvolosità in graduale aumento dal pomeriggio a partire da ovest, ma con basso rischio di precipitazioni. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, mari poco mossi o localmente mossi a sud dell'Elba, temperature stazionarie in lieve aumento. Con questo concluso, auguro a tutti voi una buona serata.